Buongiorno, oggi un nuovo appuntamento, il TG dello Scrittorium. Da oggi ogni sabato daremo le nostre notizie, prevalentemente quello che riguarda le attività dello Scrittorium, visto che sono tante, e successivamente daremo anche notizie di altro genere. Iniziamo con quello che è successo in questo periodo. Lo Scrittorium aveva fatto richiesta, cambiato, deliberato un nuovo statuto che gli permette di operare in più settori, visto che c'è stata la rivoluzione del terzo settore, è diventata APS. Adesso può occuparsi non solo di scrittura, ma diventa, fra virgolette, anche un ente di sostegno per le altre associazioni. Cosa vuol dire? Le associazioni che dovessero aver bisogno di tutto ciò che rientra nello scopo sociale dello Scriptorium si possono rivolgere, possono bussare alla nostra porta. E noi metteremo a disposizione, ove fosse possibile, le nostre risorse. Le nostre risorse arrivano in parte da domande e bandi che noi facciamo alla Regione o ad altri enti, e questi li si può trovare sul nostro sito Facebook, la provenienza dei nostri fondi, e in parte da alcune associazioni, fondazioni ed enti benefici che vanno a sostenere le attività dello Scrittorium. Ci sono la Fondazione Friuli, che più volte ha sostenuto le attività dello Scrittorium, e c'è anche la Fondazione Beneficenza del Liechtenstein, che ha sostenuto sia l'anno scorso e quest'anno le attività dello Scrittorium. In particolare quest'anno la Fondazione Beneficenza del Liechtenstein ci ha inviato 20.000 euro per lo sviluppo e lo studio delle nostre mascherine. Questo è il secondo punto. In questi due mesi lo Scrittorium ha affrontato il problema del Covid-19, dell'emergenza Covid, realizzando 135.000 mascherine ad oggi e distribuendole gratuitamente, oltre 5.000 mascherine stampate che sono state distribuite ai minori, ai bambini, con stampe di cartoni animati e di altri soggetti che hanno reso a questi bambini più facile e anche divertente indossare queste mascherine. Il terzo punto è molto importante per lo Scrittorium, il raggiungimento di una cosa che era da tempo nell'aria, già dall'anno scorso, da quando lo Scrittorium ha acquisito il Fondo Ascoli. Il Fondo Ascoli è formato da circa 3.000 libri che vanno dal 1500 fino ai giorni d'oggi, ai giorni nostri, e parlano prevalentemente di scrittura. Con la domanda di aderire al polo SBNFVG e la relativa associazione, possiamo vantarci, nel senso buono, di avere una biblioteca in più a San Daniele, con il codice delle biblioteche numero 53 del polo SBNFVG e il codice anagrafe Udine 0420. Questa biblioteca è aperta per chi volesse visionare questi codici, questi libri, questi manuali, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì e il martedì dalle 15 alle 18. Si può accedervi previo appuntamento. Non ha nessun costo l'entrata, è gratuita, e l'utente, colui che viene a visitare la nostra biblioteca, può anche richiedere delle copie fotostatiche
della parte di libro che gli interessa. Ovviamente, visto l'entità della nostra biblioteca e del fondo Ascoli, noi non facciamo prestiti, non faremo prestiti, però si possono visionare, ripeto, tramite appuntamento e con tutti gli accorgimenti che questa emergenza in questo periodo richiede, presso la nostra sede una persona può prendere appuntamento sul sito internet o telefonando al 0432 163 6721 negli orari che vi ho già detto, li ripeto, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18, prende appuntamento e poi può venire a visionarli. Altra tappa importante è stata la realizzazione della nostra foresteria. Abbiamo realizzato, soprattutto per i nostri utenti, per i nostri allievi che arrivano da lontano, vorrei ricordare un numero che è bello da dire, dal 2013 lo scrittorium Foro Iuliense, che adesso si chiama Scuola Italiana Manuense Scriptorium Foro Iuliense APS, questo è il nuovo nome dopo l'accreditamento in APS, ha portato in Friuli e soprattutto nella zona di San Daniele Ragogna 1800 allievi provenienti da tutto il mondo. E tutta questa gente è transitata per i nostri corsi, sui nostri banchi. E appunto per queste persone che arrivano da lontano abbiamo creato una piccola foresteria attigua ai nostri spazi, sempre a San Daniele, che tiene 4 posti letto, una piccola cucina, un piccolo spazio in comune dove l'allievo può pernottare durante la permanenza ai nostri corsi. L'ultima tappa che abbiamo già attraversato e finito, abbiamo realizzato la nostra piccola web TV, che è questa da dove mi state ascoltando e vedendo in questo momento. Questa piccola web TV ha un piccolo palinsesto, molto piccolo, perché credetemi, un impegno fra gli operatori, i registi, c'è tante persone adesso che lavorano dietro questo progetto ambizioso. Ci sarà a breve anche l'entrata in questo progetto di alcuni enti pubblici che vogliono anche loro tramite il web raccontare quello che fanno. E abbiamo un piccolo palinsesto. Il primo è il mercoledì, si chiama Incontriamoci a San Daniele. Ricordiamo, il prossimo ospite è Adriano Luci, presidente emerito di Ente Friuli nel Mondo, e avrà luogo mercoledì prossimo alle 19:30. Sempre mercoledì alle 20 avremo il programma consueto Scriviamoci, dove io tengo una piccola lezione ancora di lettera cancelleresca, fino a che non finiamo la cancelleresca, poi faremo altre lettere, che dalla settimana successiva andrà in onda il lunedì, per lasciare spazio alla trasmissione Incontriamoci a San Daniele, per lasciarle più spazio. Il venerdì, ora scusate il mio friulano, abbiamo il programma dedicato a Otto D'Angelo, grande artista friulano, che si chiama Lista Gions di Otto, a cura di Gottardo Mitri e Gian Daniele Zoratto. Ci aggiorniamo per questo piccolo notiziario nostrano sabato prossimo alle ore 12. Grazie a tutti e arrivederci.